Da paura, voglio bentornati sul canale. Oggi parleremo di come viaggiare in Islanda senza spendere una fortuna. Si sa, l'Islanda è un paese molto costoso, però con piccoli accorgimenti che ho imparato durante gli anni è possibile viaggiare in questo meraviglioso paese senza spendere però un capitale. Ricordo che se ti piace questo video metti like per supportarmi e iscriviti al canale. E questo video è proprio per te che stai pensando come prossimo viaggio di andare in Islanda. Partiamo quindi dai voli. Allora, voglio il modo migliore per spendere meno di volo e prenotarli in anticipo. Io vi consiglio di prenotarli almeno 3 mesi prima, pure 2 mesi potrebbe andare bene. Comunque, la differenza lo fa viaggiare in Islanda in bassa stagione, cioè in autunno o in primavera, che appunto sono le stagioni meno costose, quindi anche dove ti godi di più i paesaggi perché ci sono meno turisti in giro. Per risparmiare sui voli, io di solito vado su Skyscanner o Google Flights, cerco appunto le offerte migliori. Ad esempio, decido di viaggiare ad ottobre, cerco il giorno a cui si spende di meno e poi vado a prenotare direttamente sul sito della compagnia aerea. Ad esempio, dall'Italia, Wizz Air opera molti voli verso l'Islanda ad un prezzo abbastanza vantaggioso. A volte può fare la differenza iscriversi a programmi di fedeltà o newsletter delle compagnie aeree, dove loro appunto ti inviano le offerte per quel determinato periodo dell'anno, magari proprio in Islanda, quindi date un occhio anche a questo. L'alloggio è una delle spese maggiori in Islanda, quindi io vi consiglio di prenotare magari un ostello, una guest house oppure su Airbnb. Se siete da soli, ovviamente vi conviene prenotare un ostello dove avete anche la cucina a disposizione per cucinare e però gli ambienti sono in comune. Se invece siete una compagnia di amici o comunque una famiglia o un gruppo, conviene prenotare una guest house o direttamente su Airbnb, dove i prezzi sono più gestibili. Considera anche di fare campeggio. Se sei un amante della natura e della tenda, appunto, potresti considerare questa opzione, dato che in Islanda i campeggi e i siti dove campeggiare sono davvero innumerevoli. Pensate che gli islandesi d'estate fanno stesso loro campeggio con la tenda oppure col van. In estate appunto si prendono 2 settimane oppure 1 mese di ferie per stare con la famiglia e quindi campeggiare intorno tutta l'Islanda. Ovviamente la tenda è un'opzione considerabile solo d'estate, poiché in autunno e in inverno poi non se ne parla proprio. Veniamo ai trasporti, che sono anche questo un tasto dolente in Islanda. Come già saprete, magari in Islanda non esistono treni o metropolitane, quindi le uniche opzioni per voi dall'aeroporto per raggiungere Reykjavik sarà o un bus, se ovviamente arrivate in orari decenti, oppure noleggiare un'auto. Io vi consiglio qui alcune compagnie con cui mi sono trovato bene, ma quella proprio speciale con cui mi sono trovato benissimo si chiama bluecarrental.is e c'ha dei prezzi molto molto vantaggiosi. Questa ovviamente non è un ad, è un'ad gratuita bluecarrental. Se vuoi sponsorizzarmi, magari scrivimi una mail. Ok, poi se sei un viaggiatore abbastanza coraggioso come me, qualche volta potresti considerare di fare autostop. Qui in Islanda è molto gettonato ed è molto probabile di incontrare turisti o locali islandesi che vi diano un passaggio. Basta avere un cartoncino con cui scrivere la vostra meta. Io una volta l'ho fatto, dal sud dell'Islanda sono arrivato a Reykjavik gratis con l'autostop. Non sto dicendo che sia un'opzione considerabile, non so manco se sia legale in Islanda, quindi state sempre molto attenti. Considerate magari di viaggiare in van, intendo il van camperizzato, ci sono molte compagnie che li noleggiano e questo potrebbe farvi ammortizzare i costi del viaggio di tanto. Ovviamente il viaggio in van è molto diverso dal viaggio fatto in un ostello, in una guest house dove ci sono le comodità, soprattutto per lavarsi dopo una giornata magari di pioggia e di freddo. Il cibo. Allora, un luogo molto comune sul cibo in Islanda è che è tanto costoso. Non è proprio vero, perché ci sono posti nel mondo in cui il cibo è molto più costoso che in Islanda. Per mangiare al ristorante in Islanda, come abbiamo visto in un mio video, non si spendono più di 20-30 euro a persona, ovviamente per un pasto. A volte, ok, si può arrivare a 50 euro, però il cibo non è molto costoso. Sicuramente per risparmiare, io vi consiglio di fare la spesa al supermercato e di cucinarvelo voi. Quindi i supermercati meno costosi sono Bonus, Cronan e Netto. Il Bonus è il mio preferito, è quello che vi consiglio di più ed è anche quello assolutamente più economico in Islanda.
Considera anche nel limite del legale di portare degli snack o del cibo dall'Italia, sicuramente la qualità sarà più alta e sarà meno costoso. Attività e attrazioni. Il bello dell'Islanda è che le attrazioni sono la natura e quindi la maggior parte, almeno nel 90% dei casi, saranno gratuite. L'unica cosa che vi consiglio di fare molta attenzione, perché gli islandesi ci tengono tantissimo e non è che si offendono, vi fanno una multa molto salata, e se non pagate i parcheggi in alcune attrazioni che visiterete, come ad esempio la cascata di Seljalandsfoss o anche Gullfoss ed altre attrazioni comunque anche nel sud dell'Islanda, ci sarà il parcheggio a pagamento. Parcheggi che vengono controllati e supervisionati da una telecamera che registra tutte le targhe. Quindi voglio, mi raccomando, quando andate a visitare un posto e vedete che c'è parcheggio a pagamento, pagatelo. Saranno all'incirca 700 o 1000 ISK a seconda dei casi, però è meglio pagare 700 ISK oggi che poi 30 o 50 euro domani. Anche a Reykjavik centro, vaiu, i controlli sui parcheggi sono ferrati, quindi mi raccomando, pagateli e non mi fate fare la multa. Io tra l'altro ho fatto questo errore l'altra settimana, sono andato da Kureri e ho preso la mia prima multa in Islanda perché ho lasciato la macchina 5 minuti in sosta, pensando ovviamente di non dover pagare il parcheggio, e poi bam, 30 euro di parcheggio. A Reykjavik centro la maggior parte delle cose si possono visitare gratuitamente, ad esempio la Grímskirkja, che sarebbe la cattedrale di Reykjavik, quella chiesa a forma di razzo che in realtà sono colonne di basalto bellissime. L'ingresso è gratuito, come anche il giro in città, il free walking tour. Potete considerare di aggiungervi a dei tour turistici che sono guidati di solito da un local islandese, e in cambio di una piccola tip gratuita donativa vi farà fare un bel giro della città molto interessante. Per il cibo considerate anche il cibo locale, lo street food. Ad esempio a Reykjavik mi viene da pensare a quel chioschetto dell'hot dog dove è andato Clinton a mangiare, ha detto wow, questo è uno degli hot dog più buoni al mondo. Beh, quell'hot dog là non è molto costoso, ma potete considerare anche del fast food che a Reykjavik sicuramente potete trovare. Ovviamente considera anche l'opzione di fare un viaggio di gruppo. Lo so, voglio, magari questa potrebbe essere una cosa a cui non avevate pensato, però pensandoci bene, un viaggio di gruppo potrebbe essere più economico che andare in Islanda da soli. Se non hai una compagnia con cui viaggiare, degli amici o qualcuno che ti appoggi in questo viaggio in Islanda, può essere sicuramente più economico fare un viaggio di gruppo. Ce ne sono tantissime di compagnie, di ragazzi bravissimi che fanno viaggi in Islanda, e questa opzione potrebbe essere vantaggiosa per te, appunto perché magari per un viaggio di gruppo spenderesti 1500-2000 euro, però sei sicuro che hai visto tutto con guide, con persone che sono state in Islanda tante volte. L'acqua. Aiù, in Islanda portate una borraccia, perché l'acqua qui dal rubinetto è buonissima. Al 99% dei casi l'acqua di qualsiasi rubinetto è potabile ed è fresca direttamente dal ghiacciaio. Questo è un vantaggio che mi è sempre piaciuto, lo trovo una cosa bellissima. È anche addirittura sinonimo di libertà poter andare in qualsiasi rubinetto e riempirsi l'acqua. Questo anche ovviamente vuol dire che nei ristoranti e nei bar l'acqua sarà sempre gratuita. Anzi, vi dirò di più, se acquistate una bottiglietta d'acqua Icelandic o comunque quelle proprio islandesi e andate con la bottiglia d'acqua in qualsiasi negozio o ristorante a chiedere di farvela riempire, loro saranno, diciamo, obbligati a riempirvelo, comunque lo faranno con piacere. Ci sono dei posti nel mondo in cui l'acqua va acquistata per questioni di salute, l'Islanda non è uno di questi, quindi state tranquilli. Ok, metti like e iscriviti al canale perché uno dei prossimi video sarà appunto cosa fare in 7 giorni in Islanda. Ma vi dirò di più, se raggiungiamo 100 like sotto a questo video, ne farò un altro in cui vi svelerò 5 posti assurdi e nascosti da vedere assolutamente in Islanda. Altri consigli utili potrebbero essere portatevi da casa l'abbigliamento adeguato. Ho fatto un video apposta magari per andare a recuperare. Non prendete sotto gamba questo aspetto perché non portarvi l'abbigliamento adeguato in Islanda potrebbe farvi incorrere in spese maggiori durante il viaggio. Quindi deve essere caldo, impermeabile e soprattutto di qualità, resistente. Per spendere poco potete considerare di acquistarlo in negozi che sono economici come Decathlon, dove io acquisto la maggior parte
dei miei vestiti per i viaggi e dove la qualità non è male. Ovviamente anche questa non è un ad, ma Decathlon, se stai guardando questo video e stai pensando di sponsorizzarmi, io sono qua. Bene, voglio, eccoci alla fine del video. Mi raccomando, ricorda di supportarmi con un like e di iscriverti al canale se questi consigli ti sono tornati utili. Noi ci vediamo con la prossima avventura e con il prossimo viaggio. Ciao, voglio.